Oggi abbiamo avuto ospiti la senatrice Petrucci e l'onorevole Nisini. Ci siamo confrontati insieme a una delegazione di aziende per parlare dei principali problemi dell'agricoltura del nostro territorio. È stato un incontro estremamente fruttuoso in cui anche le aziende hanno contribuito in maniera importante a questo dibattito. Speriamo a questo punto che con le nostre proposte il governo e con le prossime elezioni si possa fare qualcosa per restituire dignità alla nostra agricoltura, al nostro territorio, che è veramente importante. Oggi è una giornata importantissima, un incontro fatto con chi i problemi li vive sul territorio. Ecco, oggi siamo qui proprio per sentire questi problemi e per riportarli al governo nella forma più semplice di questo mondo. Abbiamo parlato della concorrenza sleale che mette in difficoltà questo comparto, abbiamo parlato della troppa burocrazia che oltre a creare difficoltà aumenta anche i costi, abbiamo parlato della concorrenza sleale di una PAC che ad oggi risulta poco corposa, troppo poco corposa e quindi insufficiente per il nostro tessuto agricolo. Abbiamo parlato anche del tema ungulati che nell'Aretino è molto sentito e tanti danni crea ai nostri agricoltori, del tema lavoro, del decreto flussi, della semplificazione che è indispensabile, della manodopera che manca, della formazione dei nostri ragazzi. Tanti sono i temi trattati. Ci è stato consegnato un documento che noi porteremo a livello nazionale in Parlamento e al Governo proprio per andare a sostenere un settore che per il nostro paese è importante, per la nostra regione è importante e ancor di più sul nostro territorio aretino. È fondamentale che la politica stanzi immediatamente un sostegno al reddito per gli agricoltori, altrimenti molte aziende agricole rischiano di chiudere e quindi PAC o attraverso un altro sistema un sostegno che possa andare a integrare il proprio reddito.